Ermanno Giorgi, è un momento decisivo questo nella campagna elettorale per Massimo Cialente Sindaco. Quali sono le vostre speranze, quali sono le vostre certezze? Io sono ottimista, ma ho un ottimismo diciamo razionale. E noi diciamo che è giusto dare una continuità amministrativa, abbiamo scelto di stare nel centro-sinistra non solo per questo, ma perché crediamo che anche questa opzione di centro che si stava prospettando sostanzialmente non ha lì e suoi legami con il centrodestra. E noi abbiamo migliaia e migliaia di aquilani che soffrono, che non arrivano alla fine del mese, lavoratori come gli ex FIMEC che non hanno un aggancio con la pensione, abbiamo della gente che nei prossimi mesi, se non sarà aiutata, soffrirà molto di più. Ieri ho partecipato alla riunione di tutti i partiti come segretario cittadino dell'API e tutti i partiti faranno e hanno fatto già una richiesta precisa al sindaco facendogli capire che in questa nuova esperienza l'uomo solo al comando non è vincente. Abbiamo fatto è stata una decisione condivisa anche da livello nazionale, al punto che sono presente oggi per questa indicazione scelta da parte di Alleanza per l'Italia, perché vogliamo costruire una forte alleanza per l'Aquila e soprattutto con i cittadini aquilani per dare le giuste soluzioni ai numerosissimi problemi che ci sono stati a seguito del grave sisma. Abbiamo avuto sempre due strade politiche divise e separate, rispettandoci moltissimo, ma adesso non è che dobbiamo avere dei nemici, assolutamente. Ma il clima di tensione è politico, non è all'interno della famiglia, assolutamente. E comunque non è il problema familiare tra Ri e De Mattesta, assolutamente, ma è una questione di natura politica. Noi abbiamo fatto una scelta anche in coerenza e in continuità, tenendo conto di una serie di elementi, di punti programmatici che abbiamo condiviso e abbiamo determinato anche all'interno del governo Cialente. Però dobbiamo seguitare a dare un risultato importante nel centro-sinistra con questo impegno di Alleanza per l'Italia che si lega con un centro-sinistra e vuole caratterizzare un ruolo forte di un'area moderata e di centro all'interno di questa coalizione. L'API di Roma ha ascoltato l'API dell'Aquila, della provincia e dell'Abruzzo. Al contrario di quello che ad esempio ha fatto, a me spiace dire, l'UDC, che non ha sentito i suoi esponenti più importanti che sono nel Consiglio Comunale e i due assessori, uno dei quali vice sindaco, e che ha fatto un altro tipo di scelta. Sono felice della scelta dell'API, anche perché si rinsalda un grande lavoro che stiamo facendo insieme, perché come sapete il gruppo dell'API è parte integrante della mia maggioranza, ma soprattutto l'assessore Riga ha uno dei compiti più difficili, perché con un assessorato ormai stravolto dalla vicenda terremoto è riuscito a portare alcune delle iniziative più importanti che si aspettavano alcune da oltre 30 anni. Prendete il problema dei vincoli decaduti, che sono 28 anni che aspettavano soluzione. De Mattesta ha bussato a tutte le porte, giustamente in parecchi sono andati a parlare con De Mattesta. Il discorso è che De Mattesta ha avuto molti no e se ha avuto dei sì li ha avuti esclusivamente da Roma. La crisi, ma penso poterlo dire, l'UDC in questo momento presenterà tutte figure e nessuna del Consiglio Comunale, proprio perché coloro che stanno in questo momento sia in Giunta che in Consiglio Comunale saranno tutti con me sotto forma di altre liste. Che nella crisi drammatica del centrodestra, che non ho inventato io e che avete visto nell'implosione del PDL, nel tormento che hanno, questa città, guardi, questa cosa è partita intorno all'inizio del 2011, ne sono testimone diretto, è diventato il posto dove si sono cimentati in sostituzione di una classe dirigente che veniva ritenuta non esistente, in particolare il PDL, cosa di fatto oggettiva, tant'è vero che hanno trovato un candidato che neanche riconosce tutti. C'è stato uno scontro da un lato di Chiodi, diciamo così, quindi il centrodestra teramano pescarese rispetto al centrodestra di Celano, che di cui Piccone è l'uomo forte, e portano due candidati. Chiodi porta De Mattesta, che è anche espressione del gruppo interesse di Fontana, perché ormai si è capito perché non parte il piano di ricostruzione, perché ci sono interessi politici forti, e da là quindi Chiodi con De Mattesta e Piccone con il professor Properzi. Sta per andare dal ministro Barca, quali sono le speranze, i timori o le certezze di oggi?
E finché c'è stato il governo Berlusconi c'era consapevolezza che non funzionasse la struttura commissariale, questo lo posso dire, ma il governo cercava di mantenere, di aiutare, faceva un po' il sostegno alla struttura commissariale. Questo governo ha detto basta, oggi vado lì ad affrontare alcune soluzioni che non interessano peraltro a nessuno, che si chiamano i fondi per l'emergenza, vado per questo piano Marshall, il problema dell'IMU nella nostra città che non può essere oggettivamente fatto pagare da chi ha la casa inagibile e inaccessibile, per risolvere il problema della filiera. Noi crediamo che l'esperienza amministrativa uscente abbia ben governato, si possa iscrivere nel registro del buon governo. D'altro canto, sia il risultato delle primarie, sia soprattutto il fatto che Cialente e la sua coalizione sono i favoriti di questa competizione elettorale, sta là a dimostrare che è stata una coalizione che ha prodotto dei risultati. Questa comunità merita, a prescindere da chi la governa, un'attenzione particolare da parte del governo nazionale. Penso che ci sia una crisi profonda dello Stato nazionale, penso che vada in crisi la politica perché si sposta il potere in sé, e questo comporta la necessità in tutta Europa e anche in Italia che ci sia necessità di una maggiore quantità di politica. Ecco perché abbiamo fatto un governo tecnico che